Su Stadio Radio insieme a noi il presidente del CR Calabria Saverio Milarchi, al quale diamo il ben ritrovato. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio Emilio, buon pomeriggio. Ed allora, avevamo detto che ci saremmo risentiti non appena ci fosse qualche novità succulenta e credo che si stia avvicinando questo momento, perché è da un po' di giorni che si fa un gran parlare sulla ripresa dell'eccellenza, ma sembra che qualcosa si muova, sia politicamente, intesa la politica ordinaria, quella del governo a Roma, ma anche la politica del pallone, perché c'è stato anche un incontro tra i diversi presidenti dei comitati regionali. Passo la palla a Saverio Milarchi e così sviluppa l'azione. Sì Emilio, sì, abbiamo ritenuto necessario, opportuno riunirci e quantomeno suddivisi per aria in questa prima fase, prima di incontrarci poi nel Consiglio Direttivo Nazionale, e pensare di trovare una soluzione da proporre al governo per far ripartire intanto il campionato di eccellenza, perché come insomma avete ripetutamente letto è possibile in qualche modo pensare di collegarlo ai campionati nazionali utilizzando ovviamente le retrocessioni e le promozioni, perché di fatto così è, c'è il collegamento, questo noi lo viviamo ogni anno molto da vicino con i campionati nazionali, e quindi studiare una formula, un modo, sollecitare insomma il governo, il CONI, perché ci diano l'autorizzazione a far ripartire almeno il campionato di eccellenza. Noi ieri ci siamo incontrati, ripeto, i presidenti dell'area sud, abbiamo stilato un documento che presenteremo all'attenzione, ripeto, del nostro presidente nazionale, che poi si preoccuperà di fare sintesi con tutti gli altri presidenti regionali e proporre questo documento al governo e al CONI. L'obiettivo, in tempi brevi ovviamente, perché se poi i tempi si allungano purtroppo questa iniziativa rimane isolata e non va a compimento, ma l'obiettivo è in tempi brevi, e quindi significa magari entro metà di febbraio, ecco. Dare la possibilità quantomeno alle nostre società di eccellenza di ricominciare l'attività e poi poter programmare la ripartenza ufficiale. Se così dovesse essere, insomma, sarebbe già un ottimo risultato che poi potrebbe ovviamente portarci alla fatidica data del 5 marzo, quindi al nuovo TPCM, data che ci auguriamo possa darci l'opportunità di dare vita anche agli altri campionati. Quindi diciamo che per gli altri campionati dalla promozione in giù prima del 5 marzo non avremo notizie, per l'eccellenza si sta lavorando nell'immediato. A questo punto una domanda credo che può stare a cuore a tanti, sembrerebbe, sempre le indiscrezioni, che il protocollo dell'eccellenza dovrebbe in qualche modo avvicinarsi, se non del tutto rispecchiare, quello della Serie D. All'interno della proposta verrà contemplata sia un'ipotesi di un finale di stagione il quanto più normale possibile, o anche complice il fatto che una volta ripartiti potrebbero esserci rinvii per delle positività nelle squadre, il famoso discorso del solo girone di andata, trovando poi magari una formula, mi passi il termine, democratica, per sancire poi chi sale e chi scende? Guarda, noi abbiamo ovviamente, per quanto attiene la Calabria, perché da questo punto di vista, avendo il girone a 18 è tra le regioni più difficili, il campionato di eccellenza è tra quelli più corposi, questo ovviamente qualche problemino ce lo comporta. Abbiamo fatto due calcoli, noi avevamo immaginato dopo il DPCM che ci portava il 5 marzo una ripresa più o meno in quel periodo, e con due turni infrasettimanali al mese eravamo arrivati alla conclusione del campionato di eccellenza entro il 10 luglio, il che con tutte le gare andate e ritorno. Se riuscissimo veramente ad anticipare di 20 giorni, 25 giorni questa data del 5 marzo, penso che con un piccolo sacrificio riusciremmo a completare il campionato con gare di andata e ritorno, cosa della quale a quel punto, nel momento in cui ci dessero l'opportunità di ripartire, vorrei veramente riconfrontarmi con le società di eccellenza per capire un pochino loro quale pensiero avrebbero sul format da utilizzare. Però prima riusciamo ad iniziare, più opportunità abbiamo ovviamente di concluderlo, certo, come tutti quanti noi vorremmo, quindi fino alla fine.
Credo anche una cosa, il discorso legato alla Coppa Italia è quasi scontato che non si disputerà, oppure c'è una possibilità qualora si ripartisse il prima possibile? No, immagino che soprattutto se scegliamo, se dovessimo scegliere di completare il campionato con gare di andata e ritorno, non ci sarebbe spazio per la Coppa Italia. Potremmo trovare qualche spazio qualora decidessimo di concludere il campionato al giorno di andata. Ok, Presidente, lei un attimo fa ha detto una cosa che comunque resta fondamentale, cioè lei ha detto noi speriamo di ripartire il prima possibile, ma in ogni caso poi ci sarà la necessità di confrontarsi con le nostre società. A Catanzaro è arrivato qualche spiffero di qualche società che potrebbe, come dire, essere un pochettino reticente rispetto all'ipotesi di ripartenza, oppure il contatto magari anche informale vi tranquillizza sotto questo punto di vista? Ma io sto sentendo un pochino tutti attraverso vari mezzi, è chiaro che c'è qualcuno che ha ancora qualche timore, buona parte invece hanno voglia di riprendere. Il punto è che sulla ripartenza o meno, e questo lo abbiamo sempre detto e dall'inizio, la decisione ricade a carattere nazionale, cioè saremo tutte le regioni d'Italia a decidere, va bene, ok, si riparte oppure no, ci si ferma, è finito tutto. Da questo punto di vista c'è poco da poter decidere. Laddove invece è necessario poi il confronto è sul format, lì chiaramente è necessario un confronto con le nostre società. La ripartenza è un qualcosa di un pochino più grande, nel senso che ovviamente coinvolge tutto il territorio nazionale e coinvolge anche altri temi di natura sociale, di natura etica, di natura anche ovviamente medica, insomma, legata alla sicurezza Certo. dei nostri atleti, per cui la decisione a quel punto è giusto che sia una decisione che coinvolge tutta la Lega Nazionale Dilettanti. Ripeto, il format invece è una cosa che può essere decisa sulla base delle esigenze di ogni singola regione. Ma giocare fino a luglio inoltrato, fino al 10 luglio, si stava dicendo, soprattutto nelle regioni del sud, è possibile? Cosa intendo dire? Intendo dire che giocare alle 3 del pomeriggio. Vabbè, io dico Locri, visto che sono di Locri, ma anche a Paola sarebbe la stessa cosa. È un po' complicato. E quindi le partite notturna, sarebbero sostenibili per tanti stadi che mostrano criticità. Beh, laddove sarebbe possibile, non c'è dubbio che ci sposteremmo nelle ore serali, ma anche orari del tardo pomeriggio potrebbero essere utili, no? Su questo non c'è dubbio. A quel punto non saremmo legati ai soliti e canonici vincoli con i quali abitualmente ci confrontiamo. A quel punto potrebbe andar bene anche una soluzione che ci vede alle 6 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, laddove è possibile alle 8 di sera. Insomma, ecco, da questo punto di vista penso che il problema sarebbe risolvibile. In ultimo, Presidente, anche per non rubarle tanto tempo, sempre rispetto al dibattito che si è scatenato in queste settimane, è recente una sorta di spinta, direi, della Promosport, poi anche l'ACRI è intervenuto con Ripartiamo tutti o nessuno. Ecco, ci state pensando, eventualmente, noi speriamo di no, come, tra virgolette, giustificare l'eventuale ripartenza solo dell'eccellenza rispetto ai campionati minori, perché sì, ok, lei giustamente ha già detto, ma l'eccellenza ha il riverbero nazionale, però poi questo potrebbe essere una sorta di effetto domino, no? No, ma questo certo, esatto, cioè la ripartenza dell'eccellenza che fungerebbe anche un po' da, come dire, da metro, no? Da esempio, cercheremo di capire un po' come vanno le cose, potrebbe essere utilissimo per spingere anche gli altri campionati, che purtroppo sono fermi non per volontà nostra, ma per quello che è il DPCM che è stato emanato. Cioè, lì è stato molto chiaro il DPCM. Le attività squisitamente regionali ripartiranno, o meglio, vedremo cosa accadrà e ne riparleremo dopo il 5 marzo. Il discorso legato all'eccellenza è esclusivamente dovuto al fatto che c'è un interesse nazionale, e quindi può essere considerato un campionato che potrebbe ripartire se ci dessero l'autorizzazione, anche per quei criteri di promozione e retrocessione, ripeto, con i quali siamo abituati a confrontarci. E
questa l'unica ragione, è evidente. È nulla di più facile che poi funga da spinta un'ipotetica ripresa dell'eccellenza anche per le altre attività. Chiaro. Quindi, insomma, per riepilogare, a breve si cercherà un obiettivo ottimistico, che è quello di far ripartire l'eccellenza entro metà febbraio. Prima si riparte, più sarà facile completare il campionato con gironi di andata e di ritorno, facendo lo sforzo di 2 infrasettimanali al mese, e poi con il nuovo DPCM si spera di sbloccare gli altri tornei, dalla promozione in giù. L'ultimissima domanda che le faccio: siccome si passa dai tamponi che hanno un costo, le società pare che avranno un contributo, da quello che ha detto il ministro Spadafora, ma ci sarà un'attivazione da parte dei CR per trovare il laboratorio X che al prezzo di convenzione, dico a caso, 10 euro a tampone, poi sarà quello che sarà. Quindi ci sarà un Certo. movimento da parte dei comitati regionali, o ogni società dovrà provvedere a sé per questa, non questa cosa burocratica, questa misura di sicurezza necessaria? No, per carità, noi ovviamente stiamo lavorando anche in questa ottica, e indipendentemente dal contributo del governo, che mi auguro ci sia veramente, per trovare tamponi a costi, insomma, accettabili. Assolutamente sì, ma in questo anche le nostre società possono esserci di aiuto, ci mancherebbe altro, cioè se qualcuna avesse, come dire, sentore che c'è una realtà che sia ovviamente una realtà garantista della salute e della effettiva validità di questi tamponi, chiaro che si rischierebbe anche di andare a finire in territori non utili, non buoni, definiamoli così, ma ecco, Se c'è te lo consigli. si accetta qualsiasi contributo, ecco, da questo punto di vista. L'obiettivo deve essere quello, unanime, riuscire a ripartire nella massima sicurezza, cercando di farlo senza essere particolarmente impegnati anche dal punto di vista economico. Bene, Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, credo che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, e chiaramente anche in questo caso ci riaggiorneremo non appena ci saranno novità succulente. Assolutamente sì, grazie Emilio e una buona serata a tutti voi.